ha ospitato il circolo Hauser di Castelfranco Veneto. Ne hanno organizzato la giornata, al mattino sono andati a vedere Soncino, pomeriggio Cremone, sono diventati loro guide turistiche. E questo potrebbe far venire, come dire, la voglia a qualche persona, qualche giovane, qualcuno che è esperto di storia locale, di dire, beh, questo potrei anch'io dire qualcosa su questo campo. Ma è solo un esempio, non esaustivo. Ci sono decine di esperienze più diverse dentro il mondo Hauser. Questo però è anche legato a un altro tema, e questo è il secondo stimolo che sta uscendo durante questi incontri, che è il rapporto fra autonomia e dipendenza. Ci sono alcuni circoli Hauser che dipendono in maniera fortissima, pesante, dai comuni. Sembra quasi che questi circoli, che si occupano magari di trasporto sociale, ma anche di manutenzione del verde, di gestione delle cosiddette piazzole ecologiche, sembrano quasi dipendenti del comune. Cioè il comune che decide che ha bisogno di qualcuno per svolgere questi servizi perché ha poco personale o perché tanto va ad Hauser costa di meno, e Hauser in questo modo si comporta come se fosse una cooperativa sociale che a bassi costi e con alta flessibilità del lavoro, si dice così in gergo tecnico, svolge dei servizi, con un pericolo forte che questi lavori sono quasi, o quasi neanche tanto, sono direttamente dipendenti dal desiderio, dal bisogno del comune che fare sì che questi servizi vengano svolti. Diverso è quando i circoli si pongono in posizione autonoma, una volta poi ci parla anche la sede, per cui magari il circolo Hauser è sede del comune, allora se il circolo gestisce il verde, la piazzola ecologica e la sede è di proprietà del comune, magari anche l'automezzo è di proprietà del comune, è chiaro che se il comune cambia amministrazione o cambia idea, chiude i rubinetti, chiude la sede e ci scompare il circolo. La mancanza di autonomia in alcuni casi sta portando a situazioni di questo tipo. Diverso è quando il circolo invece dice no, noi esistiamo autonomamente, ci interessa svolgere attività sociali, trasporto sociale, le gite, le tombole, quelle che sono, recuperiamo anche una parte del nostro bilancio di entrate grazie a queste attività, non facendo pagare, ma magari appunto organizzando iniziative benefiche. E discutiamo insieme al comune, perché ci interessa che avere un rapporto col comune, non è che vogliamo essere separati, autonomi, ma la collaborazione è importante. Discutiamo col comune, sottoscriviamo una convenzione in cui diciamo che noi e il comune collaboriamo per svolgere alcune attività, ma lo facciamo come due soggetti distinti, non solo formalmente, ma anche di fatto. Questo è un passaggio assolutamente cruciale, perché stiamo vedendo che in alcune situazioni, ripeto, che è quei circoli che sono fortemente dipendenti dal comune si stanno collassando, dicono gli studiosi di organizzazione, stanno pian pianino faticando, appunto perché è cambiata l'amministrazione o perché l'erogazione dei servizi viene considerata una sottrazione a persone che potrebbero svolgerle con una retribuzione, persone che potrebbero farlo come lavoro. E questo comincia a essere un tema abbastanza sentito e abbastanza cruciale, c'entra con la dimensione organizzativa, anche perché i circoli Hauser, così come altri circoli con altre sigle, ma soprattutto i circoli Hauser che hanno una vocazione, una forte matrice attenta ai diritti, alla cittadinanza e alla partecipazione, devono poter essere autonomi perché devono poter dire al comune quando sbaglia, guarda che tu secondo noi stai sbagliando. Essere contagioso, prego. No, so che lo fai apposta. Andiamo un momento. No, aspetta. Resta con noi. Allora, questo ruolo è fondamentale. Salute, persone. Il comune,
ma non posso continuare a vivere nella paura che se io critico il comune, quello poi mi dice basta, la sede non te la do più, organizzo con altri volontari, con altri gruppi, cioè se sono troppo dipendente faccio fatica, in caso di critiche all'operato dell'amministrazione comunale, a far sentire la mia voce, a difendere i diritti dei cittadini, per esempio. Quindi quello che si gioca è sì un problema di sopravvivenza dei circoli, ma anche un problema grosso di rispetto della propria carta dei valori, della carta di rispetto delle proprie origini, del sistema di valori in cui crediamo, a cui partecipiamo. E questo è un tema assolutamente fondamentale, soprattutto oggi, perché sempre più spesso ne sappiamo, questo Hauser nazionale da qualche anno organizza una ricerca molto importante sui rapporti tra enti locali, comuni e terzo settore, e sempre, in maniera sempre più massiccia, i comuni, chi ha esperienze amministrative lo sa meglio di me, stanno aderendo a un processo della cosiddetta esternalizzazione, cioè sempre più spesso dismettono, staccano dei pezzi delle proprie attività e dicendo al terzo settore, cooperative sociali, ma anche organizzazioni di volontariato o di promozione sociale. Allora, se noi subiamo questa logica e semplicemente ci adeguiamo senza ribadire e riverniciare, fare manutenzione, riflessione critica su questa capacità di autonomia, corriamo il pericolo di essere uno dei tanti soggetti a cui vengono affidati i servizi che tanto appunto costano meno. Questo credo che non ci possa bastare. L'altra riflessione invece, poi ho finito perché sennò tolgo troppo spazio, tempo anche, spazio poco ma tempo importante, riguarda l'ipotesi di modello organizzativo. Ho portato con me il foglio. Siamo nell'epoca degli strumenti digitali, ancora il foglio di calcolo. Ho imparato a leggere e scrivere con Alberto Manzi, non è mai troppo tardi, sono affezionato la lavagna, che faccio io da lavagna con i fogli mobili. Avevo una donna maestra che ho la televisione, per cui mi ha piazzato davanti di me. E allora, io ho pensato a questa proposta, l'ho pensata da qualche anno, ma sto provando a vedere ad applicarla tessuto organizzativo di Hauser. Allora, il primo schema è questo. Dice, vabbè, un triangolo, va bene, canzone di Renato Zero, la piramide, la figura geometrica, bene. Il triangolo, con la struttura piramidale, è lo schema organizzativo classico di tutte le aziende, in cui c'è, siamo alla FIA, c'è un amministratore delegato, un archione, che decide che cosa, chi, come, quando produrre, e c'è in fondo la base operativa, le catene di montaggio, quelli, gli operai che lavorano nei reparti. La stessa cosa avviene negli ospedali piuttosto che nei comuni, cioè c'è un amministratore, un direttore generale, e più si scende in basso c'è la dimensione operativa. Questa è la dimensione, gli studiosi lo chiamano la fabbrica corvista, la divisione scientifica del lavoro, insomma, in mezzo ci sono i quadri intermedi, gli uffici tecnici, o per le aziende, si occupano di pubblicità, di ricerche di mercato, di studiare nuovi prodotti, insomma c'è qualcuno che comanda e sono quelli che maneggiano e gestiscono la finanza, la parte strategica, c'è in mezzo un gruppo di tecnici che elabora prodotti o comunicazione e in fondo alla base, che è la dimensione più larga, che potrebbe anche essere, come nel caso della Fiat, in più parti del mondo, nel caso della Fiat quasi tutte le aziende importanti. No, le multinazionali hanno un piccolo gruppo al comando e sedi spartite. Lo schema è sempre lo stesso. In questo schema mi sembra evidente che è molto improbabile che l'operaio in catena di Rafiori o Comignano d'Arco incontri Marchionne e gli dica come va, avrei un'idea oppure c'è un problema. Ecco, allora, se questo avviene, avviene tramite i sindacati magari, che poi nemmeno incontro Marchionne ma i suoi scagnozzi, insomma. Allora, questo schema allontana la base produttiva e i processi di globalizzazione l'allontanano, fanno proprio scomparire, per cui il capo dei capi non si vede più spesso in televisione che non nelle fabbriche, insomma, perché frequenta altri mondi, perché lavora via computer e gestisce le finanze come fanno tutti i finanzieri in questo mondo. Diverso è se pensiamo all'organizzazione di volontariato come Hauser. Allora, l'ipotesi, l'idea è quella di un modello che ho chiamato, riprendendo un'idea di una studiosa di servizi sociali che si chiama Franco Olivetti
modello ad arcipelago, in cui il centro, cioè l'ufficio di presidenza, non è sopra, ma in mezzo, come è Cremona rispetto al resto della provincia, più o meno, no? È al centro di un territorio. E questo territorio è fatto, territorio provinciale, questa linea tratteggiata, riuscite a vedere, se qui te lo fermo, come la bagnano, faccio quello che posso. Allora, questi pallini rotondi sono le ADA, i circoli Hauser, cioè ogni circolo Hauser esiste, che sia Crema, Cremona, Casalmaggiore, dei vari, sono le 50, sono 50, però fate conto che siano 50, e sono intorno al centro, non sotto, non sono la base operativa, sono operativi, ci mancherebbe altro, ma non sono sottoposti gerarchicamente, cioè partecipano alla vita organizzativa con pari dignità rispetto al centro. E questo è un passaggio importante, cioè non c'è una struttura dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, ma c'è una struttura di rapporti fra centro e periferie. In più non ci sono confini, non ci sono linee che separano, no? Questo incontro è un esempio di come sia possibile incontrarsi e discutere insieme, cioè costruire insieme, non qualcuno che dà disposizione e gli altri che eseguono. C'è da produrre la Fiat, l'ultimo modello sono 500, solo 500 e banda. Sebbene c'è da una vita qui che fai quello per il prossimo anno. No, qui c'è da decidere che attività si fanno e sono soprattutto i circoli quelli che sanno che attività sanno fare o vorrebbero fare, che difficoltà incontrano. Quindi il centro ha assolutamente la necessità di sapere dai circoli che desideri hanno, che difficoltà incontrano e che cosa sta succedendo nei diversi luoghi. E per farlo si organizza attraverso appunto incontri distrettuali, il cremonese, il cremasco, il casalasco, e in più ho organizzato alcuni gruppi di lavoro. Io partecipo a un gruppo di lavoro che si chiama Lavoro sui progetti, che è quello che ha inventato il progetto sul turismo sociale, che è stato sperimentato da settembre, comunque poco tempo fa. L'11 di ottobre. Intorno all'ufficio di presidenza è stato inventato uno staff che non c'era prima, c'è un gruppo di una quindicina di persone che periodicamente si ritrova a riflettere insieme all'ufficio di presidenza, che è fatto da 5 persone, sulle strategie, sulle voci che vengono raccolte dai vari territori. E poi c'è ovviamente il direttivo, che è l'organismo riconosciuto statutariamente, che si riunisce periodicamente per approvare il bilancio e alcune vicende di più ampio respiro. Allora, la cosa interessante è che credo che, come sta uscendo in questi incontri, chiedo un contributo anche di riflessione intorno a questo schema, che per arrivare dalla periferia al centro, essendo un arcipelago, basta muoversi, basta telefonare, cioè è possibile, è molto facile, non ci sono barriere, no? Che intralcino il percorso. Quindi o partecipo a questo tipo di incontri oppure chiamo direttamente quelli dell'ufficio di presidenza, ma come si direbbe in agricoltura la filiera è molto corta, non c'è bisogno di pensare ad attraversamenti oceanici, di fissare appuntamenti con segreterie per riuscire ad arrivare al centro. E l'idea di arcipelago fa anche, così come è stato pensato in origine, prima che io utilizzassi come modello organizzativo pratico, è l'idea che nessuno dei circoli, anche se agisce da solo, anche se se la cava da solo benissimo, nessuno deve sentirsi e può sentirsi solo, perché in qualche maniera è comunque collegato agli altri, anche se non si fa quasi mai sentire, anche se appunto è abituato ad essere completamente
si sbriga le loro faccende da soli. Quindi il collegamento tra i centri di periferia è un'opportunità, un elemento in più che si aggiunge come elemento di arricchimento, di possibilità di confronto, non un obbligo e nemmeno un obbligo vincolato a una realtà di subordinazione. Devo rendere conto al centro perché altrimenti chissà cosa succede. Basta, questo è. Io lo lascio qui, più o meno in visione, e direi che la potevo anche lasciarlo qua subito. Ma no, potevate dirlo. Cosa siete qua a fare? Solo dirlo qua subito. Bene, adesso tocca a voi, credo, no? Care periferie, Casalaschi, io abito a Piave, quindi mi sento parte della periferia. In modo molto molto libero, nel senso che scusa, presentati perché non è noi ti conosciamo. Va. Così è il posto di anche. Ognuno si presenta, si chi è, dove viene. Del generale abbiamo per un soldo, partivo proprio da qua. Quando li ho visti tutti davanti alla Casa del Popolo, cioè, mi sembrava essere tornato indietro 40 anni fa, nel senso che sono tutti gli amici, o che hanno lavorato politicamente o nel mondo del lavoro, praticamente si conoscono. È una cosa non da poco, già un bel biglietto dell'università. E questo ti dà anche la forza di capire quanta gente si lascia in gioco, no? In un modo o in un altro, prendono tanto di tempo, molto spesso diciamo di tempo, in un modo anche inutile, non come associazione, ma come individui che vegetiamo e aspettiamo che arrivi sera per la mattina dopo. Invece si può essere utili in tante branche di lavoro durante la giornata. Ma io concordo pienamente con quello che è stato detto, perché praticamente ha fatto una rappresentazione un po' di quello che abbiamo passato noi. No? Noi gestiamo un centro, cambiata l'amministrazione, praticamente siamo rimasti orfani, no? Però abbiamo avuto la forza di non deperire, no? Perché gli iscritti rimanevano ma non avevi più nessuna attività e quindi ci siamo aggrappati alle tombole. Quando si parla tombola, capisco, il gioco d'azzardo, tutte queste cose, però abbiamo scoperto un sistema di fare le tombole in un modo umano, nel senso che gente partecipa non per buttare via la sera, ma per stare insieme, per diventare anche amici. Io ho visto della gente che viene da 30 km perché hanno trovato il loro ambiente qua, conosco della gente che vengono da 20 km dall'altra parte, perché noi siamo un circolo un po' anomalo, no? Non è che i 200 iscritti sono di Bussole, più della metà rappresentano il Casalasco, quattro case, Casamaggiore, quelli che vengono a giocare a tombola si sono iscritti al circolo. Ma secondo me il lato è umano, no? Il lato umano, quando noi diciamo, leggiamo i compleanni, no? Dalla settimana, non ne manca uno dai soci che compiono gli anni in quella settimana lì, ci sono tutti perché gli fa piacere sentirsi dire che compiono gli anni giovedì e che praticamente non c'è più nessuno che gli fa i compleanni a casa sua perché sono vecchi, sono anziani e si è creata una comunità. Per esempio, una signora arriva con una ciotola di confetti perché sua figlia si era sposata e suo figlio veniva a giocare a tombola l'anno prima, no? Quindi praticamente è diventata una comunità e questo qua è un fatto molto importante. Certo, l'occhio deve essere vigile perché non è che non ci sono quelli che purtroppo hanno la malattia del gioco, li noti anche, no? Non è che, nel senso, se uno prende tante cartelle, se uno prende tanti numeri della lotteria, non tanti per le 2, 3, 4, 20, 30, 40, ti viene il dubbio che sia sulla strada sbagliata, sono mosche bianche. Tramite la tombola si fa beneficenza, per esempio il 7 in coordinamento, perché abbiamo due gruppi, l'Ausa e il coordinamento, il 7 novembre ci sarà una tombola
data storica, il 7 novembre, la ricordiamo con ottobre adesso. Il 7 novembre facciamo un tumore per emergency. Per emergency no, ma perché gli amici, i compagni di emergency di Crema hanno detto che era libero quella sera lì anche per evitare... Ah, di Crema addirittura? Sì. Anche più un po' di polizia, ma secondo me conta molto tanto. No, so che la comunità di Pizza di Pezzo si crema, sì. Che è a Piazzone. Di Piazzone, sì. E... però sì, però il discorso è molto. O la risonanza magnetica, viene il problema dell'olio poli nel dottor Borghesi spiegati perché, per come. Praticamente c'è un dare e un avere, no? Tu dai dei soldi, loro ti danno conoscenza, secondo me importantissimo. Tornando un po' con i piedi per terra, nel discorso dell'incontro di oggi. Io credo che da questo incontro potrebbe scaturire qualcosa di nuovo. Il perimetro di queste zone è vecchio, è sempre stato così anche 30 anni fa fino a Pessina Cremonese, no? In altre strutture. E praticamente loro hanno esperienze diverse, tutti i circoli sono un po' diversi, no? Tutti i circoli sono un po' diversi. Però riuscire a coordinare, no? Noi abbiamo discorso oggi un po', parlavo con Malazzi la sera che sono venuti a cantare Bussola, perché non scambiarsi anche attività sul discorso ambientale e conoscitivo, no? Le nostre golene, le vostre... E praticamente è una cosa che costa poco, perché secondo me troviamo anche dei botanici che ci vengono a spiegare. Siamo un po' in contatto con, diamo un contributo anche al gruppo Persona Ambiente di Chiarini, che è il maggiore, quindi abbiamo degli agganci. Fare questo discorso potrebbe essere una cosa che esci anche dal discorso di età, vai a toccare altri segmenti della popolazione. Sono convinto che abbiamo delle possibilità. L'altro discorso, sono contento per il superamento del circolo di Torricella, che è importante perché quando i circoli sono agibili, hanno un comune sentire, sono importanti un po' per tutti. Però secondo me se riusciamo a metterci in sintonia, fare un coordinamento dai presidenti di questi circoli, non so, e mettere insieme un po' d'attività, per esempio adesso ognuno fa le proprie gite, perché a me piace mischiarci, io ho l'abitudine di mettere insieme, perché non fare un discorso e poter, si va ai mercatini di Natale, ma parte da Casalmaggiore fino a Pessina, chi vuole partecipare, non sarà un po' nudo, ma si sta insieme, ci si scambia esperienze, ti viene voglia anche di fare qualcosa di diverso del solito che fai. Io almeno io penso. Sono Vangi dell'Ausia di Casalmaggiore. Volevo sottolineare una cosa. Come è stato detto negli interventi introduttivi, l'Ausia ha anche una funzione sociale ed è molto importante la funzione sociale che ha l'Ausia. Ed è anche stato detto che l'Ausia si deve confrontare con le amministrazioni. Io sarò più veloce di un telegramma ad una volta. Oggi come oggi, qui in zona, abbiamo il problema dell'olio Po, che lo stanno depenalizzando, perché alcuni primari non ci sono più. Allora, secondo me, dobbiamo intervenire anche su questa faccenda. Ci sono un sacco di iniziative che stanno sorgendo su questo problema, e noi a queste cose dobbiamo partecipare, dato l'importanza che ha questo ospedale rispetto alla nostra zona. Grazie. Bravo. Volevo dire a proposito, sono dell'Ausia di Isola Varese. Isola Varese è un presidente dell'Ausia di Isola. Presidente dell'Ausia di Isola Varese. No, Isola Varese è una realtà, diciamo, abbastanza fermata sul territorio. Isola è un piccolo paese di 1200 abitanti, abbiamo chiuso il tesseramento 2015 con 320 iscritti,
praticamente c'è una tessera in ogni casa, con un'attività di volontariato abbastanza consistente. Abbiamo 25 volontari, abbiamo in essere due convenzioni, una col comune e una con la casa di riposo. Su queste attività di volontariato, visto il riferimento che faceva il dottor Mauro Ferrari, stiamo molto attenti di non intrisicarsi con i dipendenti e i volontari. Cioè dobbiamo fare un lavoro che non vada a sostituire i dipendenti. Perciò noi, il nostro volontariato è proprio volontariato. Faccio un esempio, la casa di riposo abbiamo volontariato sulla, abbiamo il centro diurno e andiamo a sostituire l'autista che porta i degenti al centro diurno solo un giorno alla settimana per far sì che sia a disposizione del centro diurno per altri lavori e in caso di ferie o malattia, perciò il dipendente rimane. Facciamo un piccolo lavoretto perché c'è un piccolo giardino che è su questa gamba di manutenzione al verde, è una cosa minima. Invece abbiamo altre convenzioni con il comune, facciamo la gestione della piazzola che è, quando è nata 20 anni fa è già cominciata con i volontari, in quel periodo non c'era ancora l'AUSA perché il centro di aggregazione di volontariato a Isola nasce nel 1983 perché c'era l'esigenza di avere un centro di raccolta di tutte le persone che si potevano incontrare perché andare al bar era diventato difficile, i bar avevano tutt'altra prospettiva, era, non era l'osteria ma era il ristorante, si era avvisato la necessità di avere un centro di comunicazione e di aggregazione. Ebbene, nell'83 è nato un centro anziani che successivamente si è appartenato all'AUSA, si è aggregato all'AUSA. Allora, abbiamo la piazzola con 8 dipendenti, 8 volontari. Abbiamo il trasporto anziani verso le strutture ospedaliere di Cremona, San Maggiore o Asola, quelle limitrofi che chiedono di poter andare. Abbiamo le persone sullo scolabus. Fino a giugno abbiamo fatto la gestione della distribuzione dei pasti della mensa alle scuole elementari. E poi queste qua sono le nostre attività. Poi abbiamo l'attività della tombola, che qua è venuto fuori un po', perché il discorso che si faceva sempre che chi non devolve l'incasso della tombola lo faccia per una speculazione. Tutt'altro. Noi abbiamo anche un circolo da gestire, un circolo che ci costa parecchio. Perciò i proventi che ci vengono dalla tombola o da quello che viene percepito dalle convenzioni, dalla casa di riposo e dal comune, vengono messi nella gestione del circolo. Tanto per dare una cifra, noi il circolo, quello che prendiamo dalla distribuzione, da bevande calde e bevande fredde, ci dobbiamo mettere 150 euro tutti i mesi per pagare le pulizie, l'energia elettrica, e il condizionamento d'estate, totale che questi soldi li mettiamo in questa attività, non possiamo devolverli a beneficenza perché facciamo un'altra attività e parte vanno anche in accantonamenti perché abbiamo la prospettiva di acquistare una macchina in futuro, si vedrà, perché attualmente i nostri autisti usano la macchina del comune, perciò noi non abbiamo una macchina nostra, non siamo autonomi al 100%, noi forniamo solo i volontari e su questo qua noi siamo messi in una posizione abbastanza soddisfacente. Sul territorio siamo, come ho detto, siamo molto presenti. Hauser in effetti ha un peso perché, visto i servizi che facciamo, ci riconoscono l'attività che facciamo, ci riconoscono. E per il fatto anche di avere queste attività, secondo me, bisognerebbe esportarle in altri